Il compito fondamentale di un'esperienza di alternanza scuola-lavoro è quello di lasciare un messaggio forte ai ragazzi che hanno partecipato. Nel nostro caso il tema specifico è quello del turismo fluviale. Ci troviamo qui di fronte al Po. Che tipo di paesaggio questi ragazzi vedono e che tipo di turismo fluviale immaginano con questo paesaggio? Questo dovrebbe essere il compito fondamentale dell'esperienza di questi giorni, perché escano da questa esperienza con un'idea chiara di questo fatto, per poter avere una formazione che poi utilizzeranno anche nel campo del lavoro. Per il secondo anno l'Istituto Cervi assieme al MIBACT e al RASEL, e quest'anno si è aggiunto anche l'Università di Modena e Reggio Emilia, abbiamo dato vita a questo grande progetto di alternanza scuola-lavoro che ha coinvolto ben 100 ragazzi del liceo di Guastalla. Ci ritroviamo qui quest'anno per proseguire l'esperienza molto proficua già iniziata l'anno scorso. Quest'anno il gruppo di lavoro ha pensato di scegliere come tema per la nostra esperienza di alternanza scuola-lavoro la valorizzazione turistica del nostro territorio, dalla Via Emilia al Po, e credo che sia stata una scelta molto felice, in quanto questo tipo di tematica, questo contenuto ci consente di arricchire l'esperienza dal punto di vista storico, dal punto di vista naturalistico e dal punto di vista culturale. L'esperienza si è allargata a quello che è l'ambiente, il territorio, il paesaggio come bene culturale e quindi come risorsa anche per il turismo. E del turismo quest'anno è stato l'oggetto appunto di queste tre giornate che intense, dal mattino alle 8 alla sera al pomeriggio tardi, ha coinvolto tutti i ragazzi con i loro docenti. Il patrimonio rurale, il nostro, quelle che sono le case, quelle che sono le vie, quelli che sono i borghi, ma anche quelle che sono le risorse da sempre nel nostro territorio. La Bassa in particolare è uno scrigno di cose che vediamo e non vediamo, nel senso che non ci accorgiamo di quanto abbiamo, dal Po in primis, il fiume più lungo d'Italia che è alle nostre spalle, e da quello che sono tutto ciò che è legato al Po e all'acqua. In prima di tutto la bonifica, con il grande museo della bonifica, il museo del Po, l'Arni, oggi AIPO, che segue e controlla le acque del nostro fiume. Tutte queste realtà possiedono dei tesori in documenti, in materiali che i ragazzi hanno potuto quindi scoprire, vedere, ma soprattutto rendersene conto, perché tutto ciò che noi abbiamo vicino è sempre tutto ciò che noi vediamo in superficie. Le restituzioni dei ragazzi ci diranno e ci dicono proprio questo, che si sono accorti di vivere in un paesaggio e in una realtà che è ricca di memoria, e che loro avranno anche questo compito di tramandarla e di farsi portatori e quindi guide per chi visiterà questa parte di paesaggio. Abbiamo coinvolto i vari referenti, i vari interlocutori che ci sono sul territorio, e quindi abbiamo anche ampliato la nostra già vasta rete di collaborazioni, e quindi una bella soddisfazione per il nostro istituto. All'interno del percorso progettuale Licei Musei, quest'anno dedicato alla valorizzazione del paesaggio d'acqua, l'intervento dei studenti liceali dell'area scientifica è stato quello di ideare, diciamo così, una mappa concettuale inerente all'abitare il territorio delle bonifiche, inteso come trasformazione tra storia, innovazione tecnologica e passioni. Occasione questa per un'esperienza di didattica attiva
e multidisciplinare finalizzata alla promozione e a una maggiore consapevolezza del paesaggio culturale da tutelare, valorizzare e far conoscere anche a quelli che non lo abitano. Sono Andrea Cugini della classe 3A del liceo scientifico Bertrand Russell di Guastalla e siamo andati a visitare l'idrovora di Boretto nella nostra esperienza e mi ha colpito molto l'impianto multimediale interno all'idrovora che ha rappresentato il sistema delle bonifiche e tutto il paesaggio che è stato bonificato con riprese droni, con effetti luce tridimensionali. Sono Elena Ballasina della classe 3A del liceo scientifico Bertrand Russell e da questa esperienza che abbiamo fatto abbiamo visto che in questi 3 km di percorso ci siamo scontrati con due professioni, la professione del pontiere e la professione delle personalità che lavoravano nel cantiere, che comunque sono due mestieri che adesso stanno scomparendo, che sono andati perduti. E nel museo dei pontieri abbiamo visto comunque la cura di queste persone che da generazioni mantenevano curati il ponte con cui si attraversava il fiume. Il secondo luogo che abbiamo visitato è stato il museo della navigazione e del cantiere, dove sono raccolti tutti gli oggetti e i manufatti che venivano utilizzati per la costruzione delle navigazioni e per la manutenzione delle draghe e di tutte le barche utilizzate sul Po. Allora, sono Paola Iori, insegno inglese al liceo linguistico. Allora, nell'ottica della promozione della partecipazione attiva nell'orizzonte dell'alternanza scuola-lavoro, che è finalizzata proprio all'acquisizione di competenze operative, i ragazzi del liceo linguistico quest'anno si sono focalizzati sulla figura della guida turistica. Guida turistica in senso lato, ovvero promotore di valorizzazione del territorio, del patrimonio artistico, culturale, paesaggistico, storico del territorio, ma anche la guida turistica, diciamo, di questo territorio di nicchia, qui in un senso nuovo. Una figura appunto che abitui a promuovere, a riscoprire e a valorizzare quello che è meno scontato. Quindi il lavoro specifico di questo team working ha visto i ragazzi cercare di individuare dei termini specifici ricorrenti per quanto riguarda il paesaggio fluviale, l'area medio e bassa padana, per cui si è operato iniziando un lavoro di tipo semantico, cioè di studio filologico, filosofico, etimologico, per poi operare una traduzione nelle tre lingue oggetto di studio per loro, ovvero inglese, francese e tedesco, con la stesura finale di un opuscolo nell'ottica di un turismo di tipo nuovo, di tipo sostenibile, lento, diciamo slow. Mi chiamo Clarissa Iafolla, frequento il liceo linguistico e in questi 3 giorni il nostro liceo si è occupato della traduzione di testi dall'italiano alle lingue che noi studiamo, ovvero il francese, l'inglese e il tedesco. Il lavoro è stato svolto a gruppi con l'aiuto dei nostri docenti, con l'utilizzo dei dizionari. Una volta aver unito i testi tradotti nelle varie lingue, abbiamo formato un PowerPoint che poi alcuni nostri compagni espongono davanti alle classi di scienze umane e liceo scientifico. Da questa esperienza abbiamo imparato a valorizzare il nostro territorio e in quanto abbiamo scoperto l'Istituto Cervi, visto che era noto a poche persone, e abbiamo imparato anche a conoscere la storia del nostro paesaggio perché la nostra classe ha fatto un'uscita a Gualtieri e in cui una guida ci ha spiegato e narrato la storia di questo paese. E siamo riusciti a immergerci nella storia grazie alla sua abilità di coinvolgere il pubblico e a parer mio questa esperienza è stata molto interessante perché abbiamo provato a entrare di più
nel mondo del lavoro, e perché ci siamo focalizzati soprattutto sul turismo e poi abbiamo potuto mettere in pratica le nostre conoscenze linguistiche. Il liceo economico-sociale si è occupato quest'anno, nella traccia del turismo, di attivare un percorso relativo allo studio di percorsi alternativi a livello turistico. Come? Innanzitutto distinguendo il turista dal viaggiatore. Il viaggiatore è colui che scopre, che si emoziona, che in qualche modo tira, tra virgolette, una linea ben infinita tra il consumo e invece il vissuto identitario. Il cambiamento è promosso in modi diversi. In realtà la narrazione delle vite, dei testimoni che si sono intrecciate alla storia locale, hanno fatto la differenza. I ragazzi hanno compreso che la storia del fiume, del nostro fiume Po, è estremamente importante e ha modificato le culture che hanno abitato questi luoghi e quindi soprattutto le persone che hanno agito questi luoghi e che ancora oggi rendono il paesaggio fluviale unico ed irripetibile. E anch'io faccio liceo scienze umane dell'Istituto Bertrand Russell. E abbiamo appunto fatto questa esperienza ed io e il mio gruppo ci siamo occupati della distinzione tra viaggiatore e turista e abbiamo sicuramente capito che anche per queste zone il turismo è molto importante, però vorremmo creare un turismo più dinamico e creativo. Appartengo al gruppo di lavoro Tracce Storie di Fiume e Storie di Vita. E credo che questo sia stato un progetto formativo, poiché ha consentito di ascoltare le persone e ricavarne delle esperienze, quindi ha lasciato delle tracce in tutti noi. Abbiamo ascoltato le esperienze, le storie di vita appunto di Romano Gialdini e di Giuseppe Landini. E loro hanno vissuto tutta la vita sul fiume e dal fiume ne hanno tratto un lavoro.